amiche e amici. Approfondiamo il respiro che abbiamo imparato l'altra volta. Aggiungiamo anche un elemento di concentrazione mentale per creare un potenziale energetico che andrà a rafforzare l'effetto sull'ossigeno. Dobbiamo partire dalla pancia, da sentire il nostro respiro nella pancia. La pancia si muove perché il diaframma si muove al nostro interno. Scendendo dentro il nostro addome, lui ispira l'aria ossigenata dentro i polmoni e quindi noi sentiremo una sorta di massaggio nei visceri, per questo motivo l'ombelico si sposta verso le mani, poi lui si rilassa, ritorna come una cupola verso i nostri polmoni, aiutando l'aria vecchia ad uscire. Quindi partiamo da qua, da sentire che il nostro diaframma è bello libero, si muove, ci assorbe l'ossigeno dentro come una pompa aspirante e ci massaggia i visceri. Partiamo da questo. Quindi siamo seduti sulla nostra sedia, comodi, con la schiena allungata verso il cielo, con le sue curve naturali. Quindi senza tensioni inutili, specialmente nella zona del viso, della mandibola, del collo e delle spalle. Con gli occhi chiusi o semichiusi, portiamo l'attenzione nel nostro addome, dove le nostre mani cominciano a sentire questo leggero movimento che il respiro porta in questa zona. Sto sentendo anche Igor che mi dà i bacini nelle mani, ecco, ma con i miei palmi sento anche il mio ombelico che va verso i palmi, le dita delle mie mani, quando la rientra, e il mio ombelico che si ritrae dolcemente con una dolcissima spremitura in dentro che riporta, ecco, i visceri nella loro sede naturale. Quando la rientra è il diaframma che mi massaggia scendendo, quando la riesce è la mia parete addominale che spremendo leggermente in dentro mi dona il secondo massaggio ai visceri. Cerco di trovare una buona alternanza tra questi due massaggi. Ora che ho liberato il mio diaframma, che ne ho sentito il suo massaggio ogni volta che l'aria entrava, posso inserire anche la seconda parte del respiro dove andrò ad aprire, a utilizzare anche la cassa toracica. Ricordatevi che il diaframma assorbe dentro circa il 60-70% dell'aria, quindi pensate quanto è importante questo diaframma che scendendo nei visceri, ecco, risucchia l'aria dentro. Quindi è il motore principale, il diaframma, è la prima cosa che dobbiamo liberare per respirare a fondo. Il restante 30% più o meno, ecco, di questo assorbimento dell'ossigeno è legato all'espansione della cassa toracica. Quindi insieme, poi ognuno potrà prendere il proprio ritmo respiratorio. Quindi tutti insieme, quando l'aria esce, attivo la dolce spremitura dell'addome in dentro, il mio diaframma sta risalendo verso i polmoni, sono vuoto. Faccio entrare l'aria, le mie mani sentono l'addome che si espande, via via che il diaframma scende. Via via poi le mie mani sentono la cassa toracica che si espande via via che l'ossigeno riempie tutti i polmoni fino all'apice sotto la clavicola. Alzo un attimo le spalle, trattengo il respiro, mi apro. Sento che l'energia che è dentro i miei polmoni è la stessa energia che permea l'universo. Esce l'aria,
Le mie mani sentono la cassa toracica che si svuota e poi la dolce spremitura dell'addome dentro per essere completamente svuotato dall'aria vecchia. Poi qualche respiro naturale. In questo istante di relax sento che il viso resta morbido, che non creo tensioni inutili. Lascio che l'ossigeno circoli bene, inseguendosi in tutte le cellule del mio corpo. E riproviamo una seconda volta. Spremo dolcemente l'aria con l'addome per far uscire tutta l'aria stagnante, svuotarmi completamente. Siamo vuoti, quindi il diaframma scendendo attira l'aria dentro i miei polmoni. Sento l'addome che si espande, via via le mani seguono questa espansione, poi l'espansione continua nella cassa toracica, via via che riempio la parte mediana, fino all'apice dei polmoni sotto le clavicole. Salgo con le spalle per far entrare l'ultimo residuo nella punta dei polmoni, pausa piena. Mi apro come un fiore al sole. Mi lascio irradiare da questa energia. L'energia dell'universo è la stessa che pulsa dentro i miei polmoni. Mi sono ricollegato a questa grande sorgente. Poi quando sento il bisogno faccio uscire l'aria, sento con le mani la cassa toracica che si rilassa, si svuota e poi la solita dolce spremitura per svuotarmi completamente. Qualche respiro naturale. Lascio circolare, lascio scorrere restando morbido, specialmente nel viso, nel collo e nelle spalle. Lo faremo un'ultima volta insieme, poi voi potrete fare quanti cicli vorrete. Ecco, senza esagerare naturalmente, senza trattenere troppo a lungo l'aria dentro i polmoni. Ecco, sempre la via di mezzo, il giusto sforzo, né troppo poco, né troppo lungo, né troppo forte. Ok, la giusta via di mezzo, solo noi possiamo trovare. Con l'ascolto, con la sensibilità. Siamo pronti per svuotarci, quindi spremendo l'addome in dentro, facciamo risalire il nostro diaframma che aiuta tutta l'aria vecchia ad uscire. Siamo vuoti, quindi l'aria può entrare. Il diaframma scende nell'addome, i visceri si spostano, con le mani sento l'addome che si espande. Poi l'espansione continua nella parte mediana dei polmoni, fino sotto l'apice, sotto le clavicole. Alzo un attimo le spalle per far entrare anche ogni minimo residuo di aria. Pausa piena. Mi apro. Creo questo contatto tra l'energia dell'universo che muove le stelle, che fa girare i pianeti, che fa splendere il sole, e la mia stessa energia dentro, che mi fa pulsare il cuore. Mi fa respirare, che mi dona la vita. Dopo questa bella ricarica che ha potenziato l'effetto disinfettante dell'ossigeno, esce l'aria, senti i polmoni che si rilassano e poi la dolce spremitura dell'addome che mi svuota completamente. Ah, lascio che il respiro ritorni naturale. E se decido che questa, la mia pratica si conclude in questo modo, con queste tre sequenze, mi prendo un bel minuto di totale abbandono. Le gambe sento che sono morbide, i piedi appoggiati alla terra, comodamente. Il mio bacino bello posato sulla mia sedia. La mia schiena è tornata con le sue curve naturali, le spalle rilassate, così lungo le braccia fino alle mani.
Intanto il mio respiro si fa via via sempre più dolce e naturale. Tutta questa morbidezza, questa naturalezza favorisce il libero scorrere attraverso i capillari di questa circolazione ricca di ossigeno che sta nutrendo tutte le cellule dei nostri organi, del nostro corpo, rinforzandoli, risvegliandoli. Anche il viso sia bello morbido e disteso. Chi avrà tempo potrà continuare la pratica con questi due, non saranno più video, ma saranno ecco la voce registrata per poterci mettere anche da distesi o seduti per avere un effetto più rilassante. Quindi adesso ci siamo occupati della parte più fisica, ricaricarci di ossigeno, di energia per rinforzare le nostre difese immunitarie. E dato che in questo periodo la nostra mente è sottoposta a un grande stress, a una grande pressione psicologica, di preoccupazione, di ansie, di sospensione, non sapere, ecco, quindi è un momento difficile psicologicamente parlando. E quindi queste le prossime pratiche speriamo che possano aiutarci a creare un po' di spazio tra i nostri pensieri, rendere queste preoccupazioni meno solide, più leggere, in modo che ogni tanto possa sentire la mia mente un po' più libera, un po' più in pace, un po' più spaziosa. Quindi ecco, ci salutiamo e ci ritroveremo magari, ecco, attraverso la voce.